Buonasera a tutti, eccoci qua per una nuova avventura. Siamo in anticipo stasera, forse perché ho aperto io la diretta, scusatemi qua con Clubhouse, si fa un po' di confusione. E oggi parliamo di Romagna, parliamo del territorio. Parliamo dei vini e attendiamo l'arrivo di Carine, che ha una mega sorpresa per noi. Attendiamo l'arrivo del nostro Tommaso e dopodiché tanti altri ospiti speciali. Intanto vi lasciamo entrare, che così almeno attendiamo, ripeto, che Carine arrivi, vediamo se per caso è già collegata dal suo account privato. Vediamo se la trovo. Eccola qui, la invitiamo. Vediamo. Intanto, buonasera a tutti, bentrovati. Stiamo cercando di collegarci con Carine. Come sempre, allora io trasmetto, sono Sabina, lavoro con Carine del team KDS, io seguo il mercato cinese, per cui mi ha fatto proprio piacere di partecipare, insomma, di essere qui con tutti quanti voi. Eccola qua, proviamo a vedere se Carine adesso è disponibile, che avevo già provato ad invitarla poco fa. E così iniziamo questa nostra diretta. Eccola! Ecco, ciao Sabi! Che Buonasera, ciao, bentrovata. bello vederti qua nelle vesti di KDS. E quindi io sono ufficialmente in trasferta oggi, vedi? Al freddo. Ma Una volta infatti tanto. ti vediamo bella Sì, imbacuccata. una volta tanto non mi vedete nel mio salotto magico, ecco. Ma che poi, infatti, stasera sappiamo che abbiamo perso il pappagallo che di solito ti accompagna nelle dirette, però comunque hai un'altra sorpresa, un altro ospite ancora Sì, più speciale. ho Però un ospite meraviglioso. Sì, vai, prima però di scusami. iniziare, un ospite più autorevole, ecco, prima di iniziare però facciamo entrare, vediamo se trovo Tommaso. Sì, perché oggi diciamola tutta, siamo in Romagna, siamo a casa mia. Ecco perché io sono uscita dal salotto e sono messa per strada. Allora, ho Ecco. invitato Tommaso Andiamo. e appena entra poi facciamo entrare anche Luca che lo Luca vedo. ed Elisa, sì, Esatto. che sono i Che... nostri ospiti romagnoli, doc. Vediamo Andiamo. se Tommaso arriva, se no intanto posso invitare Luca ed Elisa, carine. Aspettiamo che salga Tommaso, vediamo. Ok. L'hai invitato? E Sì, come sì, stai, sì. Sabi? Sto Io bene? tutto bene, Ti dai. vedo bene, ti È sabato vedo. sera, sì, dai, tutto Dai. bene. Sono già pronta anche con la mia bottiglia che ho già rigorosamente stappato, perché poi il bello della diretta è che io ti Brava, brava. incappelli Ecco, immediatamente. invita ancora Tommaso perché io lo vedo che è entrato adesso, forse non so se. Eccolo, adesso sta entrando. Eccolo. Ecco. Eccoci. Ciao, ciao Tommaso. Bentrovato. Ben Grazie. trovato, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bene, bene. Allora adesso possiamo invitare i nostri ospiti, Sabi. Perfetto. Vai, vai. Già invitati anche loro, che così almeno Sì. possiamo iniziare. Sì, Tommaso, hai visto che non sono, ti sei accorto che non sono nel mio salotto? Sì, c'è uno sfondo diverso, sì, in effetti sì. Diverso, sono d'accordo per essere accorto. Vabbè, Non dal dai. giaccone che ha Non su. è il mio giaccone, sì, vabbè, dai. Sono un po' più vestita, ecco. Aspettiamo che entrino i romagnoli e dopo vi faccio vedere dove sono, perché, dai, ci tenevo perché sono in un posto speciale, visto che questo video poi va in Brasile e questa volta va anche in Cina. Ecco che ci salutano i nostri amici, iniziano ad entrare, anche altri amici, ma vediamo se c'è Li ho Luca e Elisa dove invitati. sono.
Allora, vediamo. Rinvita, prova ancora. Appena fatto, sì, ce l'ho appena riprovato, per cui insomma li aspettiamo. Sì. Intanto nel frattempo non può partecipare, perché come mi mai? Dice così, non lo so, ci riproviamo. Mm. Sì, la meraviglia allora, della diretta, così oggi mi agito subito. Oggi io ho fatto un test tecnico con Luca e andava tutto bene, quindi eravamo col suo telefono. Luca deve farlo col cellulare, quindi, perché di solito quando dice che non può partecipare, perché stanno cercando di collegarsi con il computer. No, non vedono l'invito, non vedono l'invito, quindi magari... L'ho appena rifatto, lo rifaccio di nuovo. Oppure Luca prova a chiedere di partecipare. Ho appena rinvitato a partecipare. Eh sì, perché senza Luca, ragazzi, qui senza Luca e Elisa siamo un po' scarsi qua. Io posso farvi vedere la sorpresa, ma loro sono fondamentali, ve lo dico. Quindi aspettiamo intanto. Questo è bello della diretta. Tommaso, cosa mi racconti? Come si sta lì a Napoli? È freddo? Siete pronti per Natale? Diciamo che, ecco, aspetta un attimo. Luca, eccoci. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ragazzi, come state? Eccoci. Siamo riusciti a collegarci. Tutto bene? Ciao Elisa. Tutto bene. Ciao a tutti. Come state? Ciao. Bene, benissimo. Bene. Allora, prima di dare il via a questa bellissima diretta romagnola, io volevo presentarvi un altro ospite, mano a mano che entrano i nostri amici, e prima di dare la parola a Luca e Elisa, che sono appunto, diciamo, gli esperti dei vini romagnoli e del territorio. Allora, sapete che sono carioca, vengo da Rio de Janeiro, però sono stata adottata ufficialmente da questa terra meravigliosa, della Romagna, e particolarmente di Ravenna. C'è una cosa, Ravenna, che in tanti non conoscono, e siccome questo video va a finire in Brasile, poi in Cina, io volevo farvi vedere che qui da noi abbiamo un ospite. Quest'anno sono 700 anni che è morto Dante, ok? E noi abbiamo qui a Ravenna la tomba di Dante, che è questa. Quindi nel 1321, non so se vedete, si vede, vero? Ecco, sì. in centro Ravenna abbiamo Dante, è stato esiliato qui nel 1318, dopo che appunto nessun altro posto in Italia l'ha accettato, e i ravenati l'hanno preso, e quindi qui abbiamo la sua tomba dentro, un peccato che è chiusa perché dentro c'è un lumino, ok? C'è poi Luca correggimi se io dico qualcosa, no? da straniera sbagliato, c'è il lumino che viene alimentato dall'olio che è portato tutti gli anni dai toscani. Perché esatto. I fiorentini tutti gli anni vengono a Ravenna a portare l'olio che mantiene acceso il lumino che sta sulla tomba di Dante. Esatto. E tutti gli anni provano a, cioè richiedono insomma indietro il corpo di Dante, cioè quello che è rimasto di Dante. E i ravenati non glielo danno, naturalmente. Dicono, no, voi non l'avete voluto, l'avete esiliato e adesso lo volete indietro. No. Quindi questo è, diciamo, uno dei nostri, insomma, delle nostre opere, a parte che Ravenna è una città bellissima, però ecco, e nell'opera Divina Commedia ci sono anche dei passaggi bellissimi dove lui parla del vino, e quindi, che naturalmente qui non è il posto, niente, però visto che andiamo a parlare di vino, parliamo di Romagna, sono a Ravenna, io volevo iniziare questa diretta proprio da questo posto bellissimo. E dopo questa piccola chicca, ravenate, e quindi vi invito, a chi non conosce questa bellissima città, che è la mia città, a venire a bere un ottimo vino romagnolo, che adesso andiamo a parlare di questo, e anche a conoscere questo magico posticino, che è piccola, però è una chicca. Quindi anche Città dei Mosaici e anche altri posti. Detto ciò, ho già fatto il mio marchetto turistica. Adesso posso andare a parlare, ci stava però, dai. Adesso il comune di Ravenna ti ringrazia. No, il comune di Ravenna non sa neanche chi sono, però. Adesso vado a bussare dall'assessore turismo e farle vedere la diretta. Adesso Luca, lascio... Ma tu Tommaso conosci Ravenna? Sei mai venuto? No, non sono mai venuto. Voglio dire, è ora. Perché,
Infatti avevamo invitato anche Antonio Corsini dell'ICE, che oggi stasera non poteva esserci, Tommaso, quindi dell'ICE invece allora oggi abbiamo Elisa che è la rappresentante, giusto Elisa? Esatto. Quindi abbiamo Elisa e Luca che parleranno di questo magico territorio. Perciò lascio a voi la parola, volevo che vi presentate, cioè insomma, fate come se fosse casa vostra, intanto io mi muovo, ok? Prego ragazzi, benvenuti. Benissimo, cosa facciamo? Vi raccontiamo un po'... Parlatemi, ditemi intanto chi siete, allora, presentatevi giusto. E poi dopo partiamo con quello che è la Romagna, insomma, come territorio, e poi parte Tommaso anche magari con qualche domanda, non so, Tommaso conduci un po' te che intanto io mi sposto, va bene, faccio allora, un altro posto. La prima fase sarà quella dell'ascolto, quindi poi iniziano, ecco, le domande. Quindi presentatevi un attimo che così intanto noi vi ascoltiamo. Ok, va bene, dai, comincio io. Io sono Luca Valentini, diciamo che io sono da circa 30 anni nell'ambiente della ristorazione, quindi ho iniziato giovanissimo, ho iniziato a 17 anni praticamente a lavorare nell'ambiente della ristorazione e ho proseguito, poi col tempo sono diventato anche un piccolo imprenditore, diciamo, perché ho gestito due locali nella città di Ravenna, quindi ho gestito negli anni 2000, dal 2000 al 2007, una trattoria storica a Ravenna che era la trattoria Chilò, dove chiaramente essendo una trattoria con impronta romagnola i vini erano la maggior parte chiaramente romagnola, avevo fatto una bellissima carta di vini romagnoli allora, che parlavo degli anni 2000, eravamo un po' in un periodo abbastanza, dicevamo, agli inizi, diciamo, per quello che concerne la Romagna, si cominciavano a conoscere un po' bene i vini romagnoli, non benissimo, però insomma stavano venendo fuori delle belle etichette, diciamo. Poi il mio percorso è continuato nel 2008 con l'apertura di un'enoteca osteria che era la Vineria Nuova. Vineria Nuova che ho gestito anche lì fino a circa il 2014, se ricordo bene, 2016, dove chiaramente lì era la parte predominante, chiaramente era il vino, chiaramente era un'enoteca e quindi si è lavorato molto sul discorso vino. Però chiaramente c'era anche il contorno del mangereccio dove si cercava anche lì prodotti locali, chiaramente. Vino, tra l'altro mi sbizzarrivo perché allora avevo anche due macchine delle enomatiche, queste macchine dove si poteva appunto sbicchierare il vino, che era una cosa simpatica, dove poter far assaggiare anche dei vini importanti, chiaramente a chi non poteva magari comprarsi una bottiglia di un certo valore, diciamo. Mi ricordo bene, visto che era una... Ecco, mi ricordo perché effettivamente noi penso che ci siamo conosciuti lì. Ci siamo conosciuti lì, sì, sì. Tu eri una delle mie clienti. Una delle clienti assidue, è vero. Sì, è vero. Eri in zona, giusto. Ma poi il mio percorso è continuato in altri locali, e poi attualmente mi sono buttato in un ambiente totalmente nuovo, sono ritornato un po' alle origini. Io da ragazzino facevo il classico bagnino di spiaggia, quindi lavoravo al mare, e cosa ho fatto? Sono ritornato a lavorare in uno stabilimento balneare, quindi a Marina di Ravenna, ho fatto una bellissima stagione al mare lì e ho continuato sempre sui vini. E quest'altro anno sono di nuovo lì perché è un ambiente fantastico, molto tranquillo, molto rilassante. E dove anche lì chiaramente un po' di vino si cerca sempre di buttare dentro, perché ci sta, insomma, con qualche prodotto romagnolo, perché bisogna far conoscere anche i prodotti romagnoli, anche in spiaggia, perché ci beve. Si sente, è vero Tommaso che si sente un pochino la parte romagnola? Si sente, no? Leggermente. È meno male. L'essere romagnolo ci deve essere, perché io sono, non sono, dico, qui si dice che chi non è 100% romagnolo, allora i vecchi dicevano che sei un oriundo, io sono un po' un oriundo, diciamo, perché non ho sangue 100% romagnolo, perché vengo da madre pugliese, e invece padre romagnolo, proprio di Ravenna, quindi, però, insomma, nato a Ravenna e la S romagnola ci deve essere, se no, insomma, che romagnolo sì. Se no, che romagnolo sei. L'Elisa invece? L'Elisa? Io invece, allora, intanto anch'io ho conosciuto Luca in vineria, ci siamo conosciuti lì. E... Oddio, allora mi sono salvata io. Esatto, per poco. Ah, scherzo. Vai Elisa, sì, perdonami, allora... la battuta cattiva. No. Sono appassionata di vino. Da qualche anno ormai ho fatto tutto il percorso ICE, quindi
corsi, terzo livello, esame professionista, poi ho fatto master degustazione, sono master di degustazione e di servizio. Ho lavorato un po' anch'io nella ristorazione, diciamo che c'è stato un periodo che non sapevo bene cosa fare, perché io sono architetto, sono laureata in architettura, quindi contemporaneamente facevo sia l'architetto che il sommelier. E hai lasciato in albergo, poi... Diciamo che recentemente il fatto che è esploso un po' l'edilizia, 110 bonus e quant'altro, ho accantonato per ora, ho accantonato la parte del vino, e è rimasta rimane la passione, ovviamente, quindi il fatto del vino, di bere, di scoprire, di andare a assaggiare, anche per il fatto che io l'ho sempre detto, quando ero singolo, ho sempre detto che non potevo stare con un astemio, perché non sarebbe stato. Certo. Non sarebbe stato possibile, insomma. Ecco, e adesso parliamo un attimo di Romagna. Ecco, Tommaso, inizi te con le domande, parti... Cioè, adesso, non so. Io facciamo finta che io non conosca la Romagna. Ecco, allora mi siedo, ecco. Noi non conosciamo la Romagna, da dove vuoi ecco, partire? Ecco, vado diciamo, a Marina di Ravenna a questo punto, perché i locali sono chiusi, e meno male, perché, diciamo, sennò era... anch'io mi sarei fidanzato con Luca, quindi evitiamo. Quindi magari non si poteva mai che... Esatto, cosa sarebbe successo. Quindi vado a Marina di Ravenna, ecco, sono lì, diciamo, ad abbronzarmi, diciamo, in attesa di... Ecco, Luca, presentaci la Romagna, allora. Come ce la presenterebbe e come mi condurrebbe, diciamo, in Romagna subito per quanto riguarda il vino? Ma guarda, innanzitutto spiegandoti che noi siamo una regione particolare, l'Emilia-Romagna, effettivamente, perché siamo due regioni in una, alla fine, perché siamo l'Emilia e siamo la Romagna, e, perché parecchia gente pensa, confonde un po' queste due macrozone, perché sin da parecchi anni, si parla anche degli anni antecedenti al 2000, quindi si parla degli anni 80, la predominanza in regione era il Lambrusco, ma lo è ancora, tuttora, perché grandi cooperative, quindi grandi produzioni, e poi hanno sfondato il mercato, forse sono stati tra i primi, diciamo, a sfondare il mercato est, soprattutto estero, americano, sono andati a vendere il Lambrusco negli Stati Uniti, e quindi l'Emilia-Romagna era rappresentata dal Lambrusco. E questo succede infatti anche perché quando vengono i turisti in Romagna, purtroppo la pecca è quella che... in Romagna penso di bere Lambrusco, e il romagnolo a quel punto lì rabbrividisce. Si offende. Lambrusco non esiste in Romagna, e ti dirò che non si beve neanche, cioè proprio è uno sfizio, proprio, almeno e anch'io personalmente, cioè sono curioso, chiaramente lo bevo per curiosità, assaggio tutto, ma non è la predominanza, chiaramente. E quindi diciamo che la Romagna un po' ha sofferto questa cosa. Però la prima cosa è dice, no Lambrusco, no Lambrusco, quindi basta, quindi per evitare... Che sia chiaro. Facciamo questa differenza, diciamoci bene, che da Bologna, da dopo Bologna, perché la Romagna diciamo che parte poco fuori da Bologna, perché si inizia da Dozza, quindi siamo Imola, siamo Imola, i paesi al di fuori da Bologna, andando verso la Romagna, perché la Romagna a livello vitivinicola è considerata anche quella zona lì, quindi la zona del bolognese, diciamo, e quindi da lì in poi il Lambrusco non esiste più, quindi cioè, diciamoci, insomma, Romagna è sangiovese, se vogliamo parlare di rosso, principalmente, chiaramente, poi dopo vengono altri piccoli vitigni. Quindi sangiovese principale, che si coltiva chiaramente, come ho detto, dalle prime zone del bolognese, arriviamo fino al riminese, quindi si arriva al mare, quindi proprio nelle colline che proprio si affacciano praticamente a pochi chilometri dal mare, quindi è chiaramente predominanza della collina, perché il sangiovese chiaramente si coltiva nella prima collina e si arriva fino alle alture interessanti, come può essere nella zona di Modigliana, che si arrivano già oltre anche 600 metri a coltivarsi, diciamo. Poi cosa c'è? Abbiamo parlato di Sangiovese, se vogliamo fare una carrellata veloce, se vogliamo rimanere nei vini rossi, ci sono altre due piccole chicchine enologiche, che sono due vitigni autoctoni, che sono stati scoperti recentemente, diciamo che uno è il Burson, che qui c'è una persona che Burson. Adora, penso, c'è uno che sta alzando la mano, vedo.
che il vitigno si chiama, innanzitutto è Neretto Longanesi, il nome del vitigno, diciamo. Prende nome da Longanesi perché? Perché è stato scoperto appunto da questo signore, questa vite aggrappata a questa quercia nel suo podere, e da lì hanno cominciato a coltivarsi. Dove si coltiva? Tra l'altro è un vitigno che, al contrario di quello che è il Sangiovese, che viene coltivato in collina, il Busson è un vitigno coltivato in pianura, perché si coltiva nella zona di Bagnacavallo, siamo a pochi chilometri da qua, da Ravenna. Quindi viene coltivato prevalentemente nella zona di Bagnacavallo, e che infatti i produttori, che sono circa una decina, hanno fatto un piccolo consorzio, che è il consorzio di Bagnacavallo, dove chiaramente producono il Neretto Longanesi. Prende il nome Busson perché Busson era il soprannome in romagnolo della famiglia Longanesi che ha scoperto questo vitigno. Quindi da lì viene chiamato Busson. Simpatico Busson, che ha due, diciamo, viene a due tipologie, ha l'etichetta blu e l'etichetta nera, che vengono differenziate proprio in questo modo, perché l'etichetta blu, che è un classico rosso di corpo, che si abbina molto bene alle carni, e abbiamo l'etichetta nera, che invece è particolare perché ha una percentuale circa il 50% che fa appassimento. Quindi lo si può considerare via un piccolo amorone, che però non può comprendere chiaramente, però è particolare, quindi molto più morbido, molto più rotondo, diciamo. L'altro rosso, se dopo vi faccio vedere Busson, perché sono arrivata al posto. Vedo che sei entrato in un posto bellissimo, che è il locale storico di Ravenna, sì, per l'eccellenza. E dopo vi faccio vedere Busson. Mi devo solo accomodare. Vai, intanto trova posto. L'altro vitigno che dicevamo, in alternativa agli altri due che abbiamo appena citato, è il Centesimino, detto anche Sauvignon Rosso. Questo è un altro vitigno, anche questo scoperto per caso, addirittura dentro a un cortile, praticamente, di una casa di Faenza, e prende il nome proprio che qui dal personaggio che l'ha scoperto, che lo soprannominavano Centesimino proprio. Era Tirchio. Però negli anni passati si è sempre chiamato Sauvignon Rosso, i vecchi lo chiamavano il Sauvignon Rosso perché aveva la caratteristica del Centesimino, che ha una grandissima aromaticità, è molto profumato e ha delle versioni molto interessanti, soprattutto nella versione passito ha veramente delle caratteristiche veramente fantastiche, che è un classico abbinamento che può essere chiaro, come può essere un rosso passito con il cioccolato, diciamo, chiaramente. Questi sono, diciamo, i tre vitigni rossi che rappresentano la Romagna in questo momento, diciamo, più particolarmente. Per i bianchi poi partiamo da un classico che è l'Albana, la nostra Albana di Romagna, che è, ricordiamo che è stata la prima DOCG in Italia, che anche lì la zona di coltivazione è abbastanza ampia, però non è... La prima DOCG però bianca, no? Giusto? Bianca, la prima DOCG bianca, sì, certamente. Bianca. Sì, io sono però sotto, non ho specificato bene, bianca chiaramente, sì. Diciamo che ha una, non ha l'estensione che può avere il Sangiovese, che parte da Bologna fino a Rimini, però ha le zone molto vocate, chiaramente la più vocata è Bertinoro, che dove è il classico, diciamo, che è il classico terroir per l'Albana, diciamo, per la coltivazione dell'Albana, però negli ultimi anni sta avendo veramente degli risultati ottimi in moltissime altre zone della Romagna, attorno a Bertinoro, quindi ci può essere sia la zona del Forlivese che la zona dell'Imolese. La particolarità dell'Albana è che è poliedrica, ha molte sfaccettature come presentazione, diciamo, perché l'Albana la possiamo bere in versione secca, la possiamo bere in versione diciamo macerata, la possiamo bere anche in una versione chiaramente passita, dove ha avuto forse i maggiori successi agli inizi, dove c'è una rappresentazione classica dell'Albana passita conosciuta in tutta Italia, che forse è lo Scacco Matto, che è forse considerato uno dei migliori passiti in Italia, diciamo. Vabbè, è stato Fattoria Zerbina, esatto, l'azienda che ha valorizzato, esatto, per prima, esatto, no? E quindi quella che ha dato poi, esatto, ha dato la direzione dove poi si sono infilate tante altre aziende, ma esatto, Scacco Matto è tuttora, diciamo, un riferimento assoluto per quando si parla di vini dolci in Italia. Il mio modesto parere, dal romagnolo, è forse uno tra i migliori passiti in Italia,
insieme ai passi di Pantelleria e altri, però forse uno tra i migliori. Tra l'altro la Sabina adesso fa anche una versione riserva con una raccolta veramente chicco per chicco, quindi una cosa, è una chicca enologica, però insomma è raro da trovare, poi non lo fa neanche in tutte le annate, per dire. Quindi. E poi diciamo, dopo l'Albana, altri bianchi, vabbè, un altro bianco classico che è poi quello che negli anni antecedenti, negli anni 60, 70, 80 se ne produceva quantità immense, come tuttora, chiaramente, che è il Trebbiano di Romagna. Trebbiano, che è. Perché però è sempre stato un vitigno molto neutro. Grazie. Nei sapori, perché si coltivava e si coltiva tuttora, soprattutto in pianura, e quindi erano praticamente le basi per la lavorazione, per la produzione vino d'attaglio, di, no? Di sì, vino d'attaglio, ma anche per le produzioni di acqueviti, di grappe, soprattutto di brandy e di cognac. Perché, vecchia Romagna dovrebbe. Bravo, se facciamo un esempio, vecchia Romagna. Vecchia Romagna. Ma e poi si dice anche, se vogliamo proprio dire, alcuni qualcosina brand, anche oltre Alpe. Se andiamo oltre, bravissimo, se andiamo oltre Alpe, se andiamo nella zona del Cognac, in Francia, secondo me. Poi il vitigno era lo stesso, era l'Ugny Blanc, quindi Trebbiano. Non solo Ugny Blanc, ma secondo me, come si dice, delle autobotti che arrivavano da oltre Alpe, in Francia, dall'Italia verso la Francia, ma perché ci prestava, chiaramente. Devo dire che ultimamente però il Trebbiano sta avendo una riscoperta, perché ci sono produttori che lo stanno rivalutando nelle zone collinari, dove sta avendo veramente delle particolarità interessanti. Luca, poi tu hai un cognome, diciamo, importante, chiaramente è un'altra regione, ma Valentini, se si parla di Trebbiano, mi spiace, credo che Elisa è un po'. E lì se immaginavo che ci fosse qualche parentela, ti svegliamo questa cosa. In realtà era convinta che ci fosse una parentela, te lo voglio invece, dire. Invece c'è rimasta. Invece adesso rimasta, adesso farò un'indagine su un albero genealogico, magari io sarò lontano. Qualcosa c'è. Anche perché, guarda, vorremmo organizzare una gita in Abruzzo prossimamente, magari se andiamo a trovare Valentino, glielo dico, scusa, Valentino. Io prima di andare in Abruzzo andrei a Bertinoro, visto che stavi parlando appunto di Trebbiano, che infatti sta facendo un grande lavoro, diciamo che è giusto, no? Sì, ci sono diversi produttori che stanno tirando fuori dei prodotti interessanti. Io direi che la Romagna adesso inizia a farsi parlare di sé, nel mondo dei vini. Sì, guarda, non voglio interromperti, però visto che siamo arrivati in questo posto fantastico che appunto vi ho parlato prima, intanto vi faccio vedere il Bourson, che è appunto il vino che ha tirato fuori il secondo vitigno rosso, cioè il vino rosso che ha parlato prima Luca. Sì. Abbiamo parlato del Bourson, giusto, ecco. Luca? Quella è l'etichetta nera. Questa è l'etichetta nera. L'etichetta nera che, come ho detto, ha una percentuale di vino che fa appassimento. Ecco, e quindi questo. È la sua particolarità. Quindi diciamo un po' ruffianone, un classico rosso un po' ruffiano. Quindi, che è stato poi scoperto da poco, giusto? Da quant'è che abbiamo Scoperto nel dopoguerra, guarda. La scoperta è stata intorno agli anni 50. Però che è stata... Invece qui ce l'abbiamo, oddio, è rimasto veramente poco. Ecco, questa è l'etichetta. Quella è l'etichetta blu, che è il classico. Diciamo che è un po' più sgarbato, cioè un po' più... Sì, fa macerazione carbonica e quindi... Però diciamo che è un classico vino da grigliare, la classica grigliata romagnola. Noi in Romagna, se non c'è il maiale, che mangiamo un po' di ecco, maiale... Ecco, se non c'è il maiale... Non vale. Grigliate di maiale, allora, ragazzi, non siamo romagnolo, perché... Vi parlo velocemente di dove sono e faccio vedere... Non riesco a fare vedere tanto. Allora, io sono la Cadevè. Cadevè è un posto, poi dopo adesso magari Luca mi può anche aiutare, un'enoteca di Ravenna che sta in questo posto fantastico. Non so se riuscite a vedere un po' anche proprio quelle che sono le volte, insomma, è molto storico. Il palazzo del 1400, ok? E l'enoteca esiste dal 1975 e questi scaffali dove ci sono i vini più pregiati romagnoli, quindi vini romagnoli più pregiati, esiste dal 1800. Esatto. Quindi sono proprio scaffali storici anche, diciamo, possiamo dirle. Quindi è proprio, fa parte della storia anche della nostra città, diciamo. È proprio, uno non può venire a Ravenna e non venire alla Cadevè. Quindi questo un po' fa parte... E qui si mangia, dopo andremo a vedere, la tipica piadina
e quello che è, insomma, piedi a quei ciccioli, maiale che diceva. Lo squacquerone, magari. Bravissimo, lo squacquerone ci vuole e poi ci vuole. Vabbè, ma io devo svelare, io diciamo da... fino ai 18 anni ero riminese d'adozione, quindi un po' di Romagna l'hanno usata, un po' di Romagna l'hanno usata. Allora, ecco, quindi questo è il posto fantastico che vi dicevo. Qui adesso non c'è ancora nessuno, quindi vi posso far vedere perché quindi guardate che spettacolo. Riuscite a vedere? Sì, vero? Sì, sì. Ecco, quindi vabbè, questo è un pezzo della nostra Ravenna. Vi faccio un girettino veloce, dopo ritorniamo a voi. Guardate queste bottiglie. Lì in fondo abbiamo Dante, sempre, naturalmente. Questa è tutta la parte, c'è anche tutta la sala, ecco, è molto grande, molto bello, sempre, adesso noi siamo arrivati presto, però insomma è un posto magico, insomma, quindi benvenuti a casa nostra. Adesso io mi vado a sedere, degustare il mio vino. Basta, stai ferma un po', stai venendo in mal di mare. Sediti un attimo, per favore. Infatti, basta. Oggi la nostra inviata esterna, abbiamo detto, no? Sì, però stai esagerando. Cioè, fra poco esce la sigla del TG5, fra poco, non lo so. Esatto, smettila. Esatto. Allora, non parliamo di TG, va bene? Non apriamo questa parentesi. Allora, adesso io sto zitta. Luca, riprendi quei tuoi vini, scusami, che intanto io mi dico. Vorrei sentire anche Lisa, comunque. Vai, sì, adesso facciamo parlare un po' anche lei, perché non posso parlare solo io. Questi uomini, zittiscelo, Elisa, zittiscelo. Ma guardi, adesso ti dico che mi fermo forse con l'ultimo vitigno bianco autoctono che sta uscendo proprio ultimamente, che è il famoso, che anche questo è un vitigno aromatico, perché è molto particolare, perché può ricordare molto il sentore del moscato, ha una bellissima aromaticità, anche qui viene coltivato anche nella zona di Bancavallo, c'è cioè il Busson, dove viene chiamato Rambella, a differenza delle altre zone. Gli è stato dato questo soprannome in quella zona lì di Bagnacavallo. Invece nelle altre zone dove si coltiva, sia nelle zone di Bertinoro, si arriva anche fino al mercato saraceno, quindi nelle parti alte della Romagna, viene coltivato, e è, diciamo, anche questa un'alternativa ai bianchi romagnoli, però è un bianco molto lucido, sinceramente, che viene chiamato famoso, che ha un nome un po' particolare, però è il suo, insomma. Il vitigno è stato chiamato così, che si chiama? Famoso proprio. Famoso, ok. No, infatti è un po' difficile, quando si presenta quel vino, no, non avevo sentito, quando viene presentato anche al ristorante, a volte è un po' particolare, perché quando dici è uva famoso, non tutti riescono a capire subito, perché uno pensa è famoso come vitino, no, non è che è famoso, si chiama proprio famoso, e quello è il problema. Ma tu hai sentito, hai parlato anche di pagadebiti, perché non ho parlato di pagadebiti, perché sai cosa succede in Romagna, che forse è un vitino che si sta un po' perdendo, purtroppo, ahimè, perché secondo me invece anche lì qualche soddisfazione lo può dare. Pagadebiti, che è chiamato anche bombino bianco, e ecco, tra l'altro, il bombino è Tommaso, ce l'abbiamo anche noi, vedi, bombino bianco. Ha un'uva che anche ha un raccolto simpatico, cioè veniva narrato così dai vecchi, perché si chiama Pagadebiti, che poi è un nome romagnolo praticamente, perché è un'uva resistente, molto resistente, quindi nei periodi di magra delle coltivazioni, che magari il raccolto andava male, questo invece andava sempre a fine, e quindi cosa faceva? Pagava i debiti, quindi portava soldi in casa, e quindi per quello che ha preso il nome di Pagadebit, il Pagadebit di Romagna, diciamo. Quindi. E diciamo che la sua espressione migliore forse c'era la zona di Bertinoro, però come ti ho detto si sta un po' perdendo ed è un peccato. Poi ecco, guarda, adesso che mi viene in mente un altro bianco. Questo si paga tutto. Esatto, che è interessante, che però è coltivato nella zona del Riminese, è la Rebola. Che è un parente stretto del pignoletto bolognese, che anche lì sta avendo dei buoni risultati. Diciamo che quello però è un vitigno che proprio è circoscritto proprio nella zona del Riminese, quindi viene coltivato proprio solo in quella zona lì, mentre nelle altre zone, diciamo intorno al bolognese, chiaramente è famoso come pignoletto, chiaramente, che tra l'altro ha preso la 10G, che non è moltissimo, se non sbaglio, quindi è una nuova 10G anche il pignoletto da qualche anno, insomma, quindi
Insomma, abbiamo fatto un bel giretto, giusto? Ecco, diciamo, questa è una carrellata un po' dei vini più rappresentativi della Romagna. Quindi chi viene in Romagna non deve bere Lambrusco, ma deve bere che tanti sia vini. Chiaro. Allora, che tanti. Sia chiaro. Ne abbiamo tanti. Giusto, hai capito, Maso, cos'è che hai imparato di questo? No, vabbè, sì, devo dire, ecco, qualcosina della Romagna, diciamo, la conoscevo. Dai, devo sì. Dire, però c'è... vorrei fare, ecco, una riflessione e condividerla con voi. Innanzitutto, c'è un bel derby con la Toscana, non soltanto sulle spoglie, diciamo, di Dante, certo. Perché anche la paternità del Sangiovese, come immagino che, insomma, Luca ed Elisa già sappiano, ecco, c'è una scuola, diciamo, romagnola che vuole che il Sangiovese, diciamo, il suo areale originario possa essere proprio la Romagna, ed è un po', ecco, dopo Dante è un bel colpo al cuore per i toscani, che ci tengono molto alle paternità e alla storia. Per i toscani sì. Sì, sarebbe un bel colpo. Quindi chiaramente loro cercano di contrastare questa tesi, e beh, quindi poi dopo, quando si va a ricostruire il percorso iniziale originale dei vitigni, poi sono tante le variabili, diciamo, possibili. Forse non lo sapremo mai. No, questo è il primo spunto. Infatti, il secondo spunto, infatti, è quello che... Posso fare una parentesi veloce riguardo a questo primo spunto, non dimenticare il secondo, è che infatti quando io ho aperto poi il discorso Toscana-Romagna con Dante, c'era proprio un legame anche su questa cosa qua, sul Sangiovese, che avrei tirato fuori dopo. Perché per quello che è il nostro lavoro, mio e di Sabina, dell'export, abbiamo una grandissima difficoltà con i Sangiovesi di Romagna, perché sì. Quando portiamo il vino romagnolo all'estero e portiamo il Sangiovese, la prima cosa che ci dico, che il riconoscimento che danno al Sangiovese purtroppo è alla Toscana. Sì. E quindi noi dobbiamo lavorare tantissimo il territorio Romagna, cioè dobbiamo localizzare, cioè ci deve essere veramente un marketing territoriale per poter vendere il Sangiovese romagnolo, cioè il Sangiovese nostro, perché sì, altrimenti sì. All'estero il Sangiovese è Toscana. E questa cosa tu parli vincono, dell'estero vincono, io penso che sia vincono i toscani in Italia. No, tu parli dell'estero, anche in Italia. La percezione anche in Italia. Italiana è questa qui, quindi figurati, insomma, invece trasferire questo immaginario anche all'estero, in Brasile o in Cina, ed quindi... è un peccato, appunto. Cioè, qui è un altro esempio, Tommaso, tornando al discorso, alla diretta che abbiamo fatto la scorsa settimana, che ci vorrebbe veramente un ottimo lavoro, che è un'altra cosa che io e Luca abbiamo sempre detto, lavorarci sulla Romagna, sul marketing territoriale, perché per noi la Romagna è una regione che non ci lavora sul suo territorio, e no. Qui non c'è verso, ok? Nessuno sa Malapena dove sta, neanche in Italia, a parte Rimini. Per le no, ma infatti, ma il problema è proprio era il secondo spunto che volevo dire, perché la Riviera Romagnola è un attrattore straordinario come flussi, ecco, di turisti di tante parti del mondo, anche di un target giovanile, però è evidente che ricordo bene che c'è anche una difficoltà di portare questi flussi qui dalla Riviera verso le zone interne, che sono altrettanto bellissime e, ahimè, diciamo, sconosciute. Quindi una grande organizzazione, diciamo, dell'accoglienza turistica della Riviera, però, ecco, manca il collegamento con le zone interne. Quando si riuscirà a saldare quel turismo, diciamo, balneare col turismo enogastronomico delle zone interne, io credo che non ci sarà, insomma, è quello il problema. Ecco, quando si farà questo passaggio, credo che tutto poi verrà di conseguenza, anche la riscoperta dei prodotti tipici e in primis il vino. Quindi questo credo che sia fondamentale. Anche a livello di enoturismo, perché sì, sì, sì. È un territorio meraviglioso. Prima ho tirato fuori Bertinoro, ma Bertinoro è solo la punta dell'iceberg. Sì. Cioè, veramente è una regione come tutta l'Italia, no? Però che ha tantissimo da scoprire e purtroppo non viene assolutamente lavorata e non viene assolutamente promossa. Cioè, viene promossa, ecco, viene diciamo solo sfruttata a livello turistico. Mare, tutto, il mare. Mare. No, che, attenzione, che è tanta roba, appunto. È tanta roba. Sì, sì, ma però...
Potrebbe sì, essere però, ecco, tutto questo, però non lo è invece, purtroppo. Però sì, magari, ecco, un 10% di quel turismo là, se fosse dirottato e attratto da altro, significherebbe un volano per tutto il comparto, sì. Farebbe valorizzare tante cose. Poi, ecco, nella riflessione che faceva, insomma, anche Luca, attendendo anche esso però il parere di Elisa, perché sennò diciamo Elisa dagli una bottigliata in testa, dagli una esatto. Adesso io mi vado sul divano e faccio parlare. Luca, vai a lavare i piatti. Il vino prima, sì. No, dagli un becco, esatto, dagli qualcosa da bere, intrattenere, l'altra cosa è, io assolutamente diciamo il modo migliore è proprio quello di ecco, di far conoscere il mondo enologico romagnolo, è quello di partire con una negazione. Qui Lambrusco non c'è, questo è una cosa che si deve fare, perché ecco, la difficoltà di individuare un confine con l'Emilia c'è abbastanza, e quindi bisogna valorizzare molto moltissimo, sì, proprio quelle che sono invece i vitigni autoctoni della zona, e soprattutto il Sangiovese e l'Albana, che, ecco, volendo semplificare, forse quelli su cui veramente si può puntare sono proprio Sangiovese di Romagna e l'Albana, che credo che possono essere un po' il biglietto da visita, insomma, della Romagna. Sì. E una cosa, guarda, che io dico sempre, no? Noi portiamo tantissime aziende all'estero, ma non abbiamo un'azienda della Romagna, cioè, anzi, abbiamo una unica azienda, abbiamo avuto una unica azienda della Romagna. Cioè, anche come, diciamo, investimenti in loro stessi, no? Per promuoversi, per buttarsi verso, sono poche quelle che si, no? Che osano, no? Sono, diciamo che sono anche i mindset dei produttori sono diverse qua, non so. La mascherina, scusate ragazzi, sono un ristorante, sono venuta a sgridare mio fratello che è senza mascherina, sono in diretta, prima della diretta, e quindi vabbè, andate avanti che devo tirare l'orecchio al fratello. Prego. Vai. Questo è no, vabbè, quanto, sì, ecco. si diceva diverse, ecco. Sì, si diceva questo. È chiaro che la questione della, diciamo, della necessità di trovare delle aziende che possono portare all'estero, diciamo, il loro background, eccetera, è complicato. Ci sono però dei casi di successo. Il Bursone è un caso di successo, perché sì, il Bursone è un caso di successo, ma non va all'estero, perché non so, non va all'estero, però è ritenuto un po' un'etichetta mito, per, sì, gli appassionati italiani, sì. Sì, molto rara, molto ricercata, quindi guarda, io il Bursone ci sto negoziando con l'azienda, le aziende qua produttrice, perché anche se ha volumi piccoli io la voglio portare via, cioè fuori, perché ritengo che sia veramente ha anche una storia, tutto un suo, e per me io sono innamorata, e credo che sia un esempio di quello che è veramente un vitigno, anche ha tutta una sua identità, una sua personalità, perciò va. Parla piano che sono in diretta. Ragazzi, allora, questa è la seconda cazziata, è la seconda cazziata. Questo è mio fratello che fa un casino, ma non è capace di farlo venire. Ecco, scusate. Solo per sapere, ma è fratello maggiore o minore? È il fratello minore. Ecco, sono allora vedi, questa è la sorella che fa la cazziata al fratello minore, praticamente. Vabbè. Ma non sta zitto questo. Vabbè, dai, andate avanti, ma che adesso devo tirare l'orecchio ufficialmente. Allora, noi adesso abbiamo ordinato la piadina, quindi vi faccio vedere anche la piadina in diretta. Perfetto, e qua veramente allora ci sarà un'invidia totale, un'invidia. Ecco. Non l'ho ordinata io, ho ordinato lui, quindi non so cosa viene fuori.
Quindi vi dico solo questo. Allora, ma tu cosa hai scelto di bere stasera, Tommaso? Volevo, sono curiosa. Vabbè, io in realtà, diciamo, ecco, manco a farla apposta. Abbiamo citato, diciamo, l'Albana e Fattoria Zerbina. No. Era il bianco di Separano. Il bianco di Separano, che è Romagna, Albana secco. Tra l'altro del 2019. Tra l'altro una piccola cosa, io in realtà noi quando abbiamo organizzato questa cosa con Carine, ha detto guarda io nella mia, diciamo, ricordo che c'ero qualche vino romagnolo, in realtà poi stamattina ho aperto la cosa e non forse me lo sono bevuto qua, cioè sono andato a recuperarlo, male, sono andato a recuperarlo in un'enoteca, devi sapere, allora ho visto in enoteca, ho visto una persona lì che era un sommelier di un'altra associazione, però non, quindi non mi fate dire quale associazione. No, non era ICE, diciamo, non era ICE. E qua allora mi ha detto, io ho detto guarda, mi serve un vino della Romagna senza specificare troppe cose, eccetera. Allora, vabbè, ero con la mascherina, quindi non ero riconoscibile, va bene? Quindi non ero riconoscibile. Allora, quindi ho detto no, e mi indica, diciamo, una sezione, ho detto guardi, quello non è Romagna, quello è l'Emilia, diciamo, c'è l'Ambrusco, ecco, c'è l'Ambrusco, no, vabbè, Emilia, Romagna, è la stessa cosa, ho detto, non è proprio la stessa cosa. Manca la cultura, fidati, manca la cultura. Ma ha detto, vabbè, allora faccio una... Guardi, sono lì, ci sono tre etichette, detto, cioè, c'è anche un Sangiovese, poi mi abbasso perché era proprio nell'angolo, l'ultima colonna, quella in fondo, quindi proprio la sezione della Romagna era quella proprio al bagno. Allora, lo vado a prendere e ho detto guardi che questo è un Sangiovese, ma non è di Romagna, questo è un Sangiovese della c'è scritto Maremma Toscana, quindi già delle tre, ho detto, poi sono stato fortunato perché poi ho trovato ma qui c'è un'Albana secco, bellissimo. Ah, non sapevo che l'Albana fosse della Romagna. Ho detto tutto a posto. Detto, meno male che tu non hai specificato di quale associazione. No, per questo non te la posso specificare, perché in realtà è un'associazione che io ho detto, vabbè, allora dopo chiamerò il mio collega, diciamo, dell'altra associazione e dire, guarda, secondo me la devi un po' rivedere questa formazione. Va bene? Fare un ripasso. Allora, un po' ripasso. Però sono stato fortunato perché... Forse dimenticato in questa sezione. Ho trovato un'Albana, tra l'altro, ripeto, del 2019, quindi perfetto. Quindi un bianco anche con un po' di evoluzione, Albana secco, dell'azienda, diciamo, di riferimento che è Fattoria Zerbina. Quindi sono stato, posso dire, fortunato che sia stato dimenticato in quest'angolo. Alla fine sì. Però vedi anche in Italia la difficoltà, Luca, che parlavamo prima. Sì, sì. Cioè, sì, naturalmente... No, in Italia, ma io per quello dicevo, Carine, tu parli dell'estero, ragazzi, ma quello è l'Italia il problema. Prima l'Italia. In quante carte dei vini, dei ristoranti importanti, anche importanti, quindi dove dovrebbe essere un po' rappresentato tutta Italia, ci sono dei vini romagnoli? Perché se io ci faccio caso, ovviamente, girando un po' l'Italia, se ci fate caso anche voi... carta dei vini Emilia Romagna ci sono al massimo due Lambruschi e un Pignoletto, cioè si riduce ai vini dell'Emilia, che evidentemente commercialmente parlando sono più bravi di noi, perché alla fine si tratta di questo, non per sminuire loro, è per diminuire la nostra propria capacità di presentare. È anche un volume di produzione, è anche quello, una massa critica che ha, diciamo, sì, comunque un po', ecco, un po' invaso il mercato. Io credo che l'unico, ecco, io nelle carte di ristoranti, diciamo, dell'alta ristorazione, di fine dining, eccetera, credo che il vitigno barra denominazione è proprio l'Albana, è proprio poi lo scacco matto, quello che, diciamo, sì, più facilmente si trova. Anzi, per questo devo dire, meno male che c'è Fattoria Zerbina che ha, ecco, tenacemente difeso la bandiera romagnola, perché sennò era veramente complicato. È vero, sì, è vincendo vero. Premi importanti, poi ovviamente è più facile presentarsi sul mercato, dopo la vanno anche a ricercare. Poco forse c'è di promozione e forse c'è poca squadra, cioè ogni produttore si promuove da sé, quando ti metti in un mercato un po' ampio, un po' importante, forse diventa impossibile
affrontarlo da soli. Alla Romagna e ai romagnoli un po' manca questo concetto di fare squadra. Io penso che sia quello il problema, non perché ci manchi la qualità, non perché ci manchi la diversità. Abbiamo dei prodotti, tanti prodotti interessanti, varie sfaccettature, ma finché ce li beviamo tra noi, finché ce lo diciamo tra noi, rimane un mondo chiuso. È ora di farsi presentarsi un po' anche agli altri. Sì, ci vorrebbe una politica di promozione di marketing territoriale, soprattutto fuori della Romagna, quindi partendo anche dai mercati principali, penso Milano, penso Roma, no? Io sono napoletano, ma anche un passaggio nel sud ci vorrebbe, però sicuramente per agganciarsi alle dinamiche più interessanti in termini di acquisto del vino, sicuramente Roma, il mercato di Roma, il mercato di Milano sono più interessanti. Milano. Quindi magari non eventi, una politica anche di avere magari qualche testimonial romagnolo, che ce ne sono diversi in verità, anche non solo del food o del vino, naturalmente penso ad altri che potrebbero legarsi al vino e poi essere ambasciatori di questa realtà. Esatto, giustissimo. Boh, se no c'è anche una brasiliana. Vabbè, mo ti stai allargando, una brasiliana si è in Romagna, ecco appunto, può anche andare bene, no? Allora, io vorrei però sapere, intanto, Elisa, ci puoi parlare del vino che hai scelto oggi? Perché a questo punto andiamo a degustare, perché io ho preso lo stesso vino che avete scelto voi, quindi io vorrei sentirti parlare di questo vino, così come vorrei sentire dopo Sabina, che non ci parla del vino ma ci fa vedere cosa ha scelto per da bere a stasera. Hai preso un vino, vero Sabi? Certo, sì. E anche Tommaso, insomma, a parlare del suo vino, quindi parliamo un po' di, andiamo sul soldo, andiamo a parlare di quello che ci interessa davvero. Parlami di quello alla che... fine parlare viene sete. Intanto vi faccio vedere, questa è la Piadina Romagnola ai ciccioli, ok? Tutta salute, ragazzi, ok? Tutta salute. Ecco, tutta ciccia e broccoli, ma buona. Intanto continuate. Quando si fa bene, ci vuole quella con i ciccioli. Ecco. Allora, quindi, lo stesso vino, casualmente? Ovviamente no. Certo. Allora, parliamo di una piccola realtà, abbiamo parlato prima del comune di Bertinoro. È una piccola realtà perché è un'azienda a conduzione familiare, sta facendo molte prove perché sono ancora relativamente giovani, sono nati negli anni 60 e dal 1999 sono biologici, quindi ci credono molto nella produzione di vino naturale, nell'essere poco d'impatto sulla natura. È una cantina, è una chicca, cioè andare a visitare la cantina, e anche qui ci riconduciamo al turismo enogastronomico, e ti apre il cuore perché in un angolino si vede anche il mare dalla cantina, quindi ci sono queste viti che a una certa ora, quando vi tira il vento dal mare, hanno anche quest'aria salmastra che viene direttamente dal mare. Lui è un amico, è un ragazzo giovane, relativamente giovane, sono più o meno la nostra età, giovanissimo. Si chiama Stefano Gabellini e con la mamma dirige questa cantina, e tra l'altro da 3 anni si sta anche cimentando nel biodinamico, quindi proprio il rispetto della natura, dei tempi della natura. Ci crede molto e fa dei prodotti molto puliti, molto centrati, anche con una filosofia moderna, con un occhio al passato, perché tra l'altro si sta anche cimentando nei vini in anfora, quindi fa 2 prodotti, uno bianco e uno rosso, nelle anfore. Quello che abbiamo scelto questa sera è il suo prodotto non di punta, ma secondo me più rappresentativo, perché il Colombarone, non so adesso se si nota nell'etichetta, ma questa che è rappresentata in etichetta è proprio la via Colombarone che dal mare va verso Bertinoro.
E il Colombo Rosso è il prodotto più rappresentativo. Quando si parla della viola, viene subito in mente il Colombarone. Qua da noi. È un Sangiovese 100% superiore, quindi Romagna Sangiovese superiore. L'annata che abbiamo scelto è 2018, adesso giusto per capirci, per la tipologia che abbiamo qua in Romagna sono 14 gradi, il titolo alcolometrico è abbastanza indicativo, però devo dire che racchiude in sé un'eleganza, una mano fine, una mano vellutata, che si avverte poi anche al palato, quindi un equilibrio, in bocca si ha questo equilibrio, questa esplosione di sapori, tutti in equilibrio, frutto, fiore, mineralità, è da assaggiare. Io non, mi dispiace per il collega che non, che non vabbè potrebbe... ma te lo faccio avere io, Tomaso, ecco, esatto, figlia, perché veramente vale, esatto, molto interessante, possiamo farglielo avere, perché secondo me è un prodotto che è uno di quei prodotti tra tanti ben riuscito, centrato, con un'ottica moderna e molto, sì, molto piacevole. Un'etichetta anche molto interessante. Curiosa. Sì, una bella etichetta. Una bella etichetta, però. Molto, molto curiosa. È un vino, sì, è un Sangiovese da veramente da degustare. Interessante e importante anche. E invece tutto, Sabina invece ha scelto sempre un Sangiovese, vero Sabina? Sì. Sempre un Sangiovese, di un, sì, nostro cliente, nostro cliente. Siamo nella zona, sì, esatto, Montaia di Cesena, fanno queste due linee, per cui hanno una linea oro con delle etichette più, chiamiamole basiche, ma sono sempre molto belle, molto elegante, articolate, esatto, che vanno proprio per il settore ristorazione, e invece queste che sono una diversa dall'altra in base al vini. E sì, sono la collezione Tonino Guerra, che è praticamente, sì, sì, un poeta, artista, scrittore, artista, fatto di tutto e di più, nato appunto nel 1920 a Sant'Arcangelo, girato di fama internazionale. E per cui no, anche lì mi chiedo, ma perché non utilizzare questa leva, oltre al discorso delle etichette, per promuoversi nel mondo? Perché allora io questi vini li ho mandati in Cina e sto ancora cercando di spiegargli da dove in che zona d'Italia. Anche in Brasile, ragazzi, io, non riesco a spiegare. Io dico Nirvoloni. No, non lo dico, io dico a casa mia. Ecco, io come veneta non posso usare questo, ho provato anche a dire a casa di Carine e allora lì ho dovuto spiegare ma chi è Carine? Sì, perché devo ancora la porteremo che così almeno avremo un riferimento anche proprio geolocalizzato. Ed effettivamente è un peccato, perché dico veramente anche dietro a queste etichette far leva comunque su un personaggio, ripeto, di fama internazionale, aiuterebbe insomma a entrare, se non altro, così diciamo da un'altra porta, no? Per cui, e invece insomma andiamo avanti con il nostro lavoro. Questa diretta è stata meravigliosa, perché appunto la faremo tradurre anche appunto in cinese. Che così almeno insomma inizieremo a spiegare regione per regione, perché bisogna Tommaso, perché mi muore il cuore, se no, perché veramente per i cinesi almeno, cioè, ne esistono tre di regione in Italia, ahimè. No, poi dopo, se dici Romagna, penso, la prima cosa è pensare a Roma, penso. La prima cosa che fanno è la confusione con Roma. No, ma non è Romagna Roma. No, io gli mando la cartina con scritto Romagna, per cui anche i brasiliani pensano a Roma. Proprio per cercare, insomma, se non altro, di geocalizzarla un pochino. Allora, io spiego la Romagna sotto Venezia. Allora io dico, avete presente Venezia che sta davanti? Cioè, c'è proprio da fare, ecco, sotto c'è una roba veramente complicata comunque. Allora, Tommaso, parlami del tuo vino invece. Sì, allora, fermo restando che tu però, fermati un attimo a mangiare, perché io, cioè, noi qua stiamo parlando, tu stai continuando, cioè, almeno
giusto per saziarti un attimo un bocconcino, ma è in continuazione, cioè non è possibile. Cioè... Che comunque, cioè, Tommaso, apro una piccola parentesi, io sono stata a Ravenna, grazie a Carine, però quando vado lì mi chiude a casa sua sempre a lavorare, cioè io quel posto lì è la prima volta che lo vedo. Vedi? Poi allora, guarda, dico una cosa, ecco, facciamo anche, ecco, non so se c'è ancora, non a Ravenna, però a Sant'Arcangelo di Romagna c'è un'osteria che ricorda che si chiama la San Giovesa, non so se c'è ancora. Un altro posto straordinario, sia per il mangiare che per il bere, quindi ecco, vedi, San Giovesa, quindi per dire... Insomma, per la location storica. No, bellissimo, un posto bellissimo. Ti porto, Sabina, ti ci porto. Ecco, porti anche solo Tommaso. Sabina, no, allora anche no, scusa. Allora chiudiamo questa diretta subito. Dai, vai Tommaso. No, allora, io invece Albana Secco. Ecco, forse... ecco, una riflessione a cui non avevo pensato, anche ricordando quella bella descrizione che ha fatto della sua regione Luca, cioè ha sempre messo in evidenza l'aromaticità, no? dei vari vitigni. Ecco, penso che un po' questa terra romagnola dia un'impronta in termini olfattivi veramente è molto significativa, perché c'è un legame tra il terroir, l'ambiente pedoclimatico e il DNA invece aromatico dei vitigni, che crea un mix esplosivo per quanto riguarda i nasi. Cioè il naso, diciamo, il vino romagnolo è sempre molto presente, sempre molto sottolineato, molto importante. E anche nell'Albana, sia pure nella versione, diciamo, ecco, nella declinazione della tipologia secco, troviamo comunque una intensità, una forza, un impatto olfattivo sempre molto, diciamo, sottolineato e importante. Fiori, frutta, la parte salmastra anche qui, che era evocata insomma per il Sangiovese, la ritrovo anche nell'Albana. Una bocca di grande piacevolezza, per la capacità di innescare una salivazione molto fluida, quindi è un vino che si fa bere con grande facilità. Poi in un'annata, la 2019, che testimonia anche, ecco, la capacità di questo vino, che è in condizioni perfette anche di poter, insomma, guardare oltre la pronta beva, cioè andare a essere un vino di evoluzione. Ecco, io penso che si potrebbe fare un bel ragionamento su questi bianchi, insomma, che sono capaci di attraversare il tempo, e questa salivazione, questa importanza della bocca, un palato insomma interessante, ti testimonia proprio questo, cioè della capacità di un vino che forse è immaginato per un consumo, diciamo, nell'immediato, però che si può ragionare grazie a questa acidità molto presente e sottolineata anche in un arco temporale più lungo, sicuramente. E anche, se mi posso permettere, anche una leggera astringenza. Non si può parlare ovviamente di tannino, sì. Possiamo, però anche questa astringenza da longevità. No, e quindi ha sia corpo che struttura che acidità, quindi che sono poi le condizioni per insomma, per poter affrontare il tempo con facilità. Sì. Ecco, direi che possiamo lasciare questi due spunti ai nostri ascoltatori, quindi Sangiovese di Romagna e l'Albana, quindi no Lambrusco, ma sì Sangiovese di Romagna ed Albana, quindi esatto. Vi invitiamo appunto a conoscere questi due, chi non li conosce, perché appunto partiamo da questi due, giusto, da questi due spunti, tra il rosso e il bianco, perché vale veramente la pena, no? E da lì è tutto da scoprire, è comunque da scoprire, giusto? Sì. Tommaso, Sabina, allora quando andiamo a Ravenna? Sabina, quando andiamo a Ravenna? Incrociamo le agende dopo e decidiamo. Guarda, quando venite... Però sono due stop, questo e Sant'Arcangelo. Ecco, io voglio due serate, visto che voglio dire, ad oggi non ne ho fatta manco mezza. E si fa una bella tavolata. Perché... Quando venite, esatto. Noi chiamiamo Luca e Elisa, che ci portano... Ecco. Quindi
però Ravenna, ti ricordo Sabina che tu vieni qui per lavoro, quindi non è che vieni qua per... E poi non ti ho mai fatto parte. Mica si lavora H24, scusami. Non l'ho mai fatto parte della Ma un po' di... Ma poi in Romagna, no, detto in Romagna vuol dire che ci lavora un po' di... Un po' di vita. Gli affari si fanno a tavola in Romagna. Sembra che la poveraccia. Grazie, grazie Elisa. Ecco, lasciamo perdere. No, è troppo brasiliana. Una brasiliana che è in Romagna, cioè no, mi è diventata milanese tutto un tratto. Cioè, non lo so questo. Vabbè, guarda, già c'è un altro brasiliano che si esprime, mio fratello, era una bellissima città, cioè, capito? È Gustavo, altro... portaci ecco. Fuori tu. E basta, qui finisce un matrimonio, ecco, tra me e Sabina. La faccio con il latame, capito? La prossima volta mangio l'insalata con i pomodori. Ragazzi, è stata una bellissima, è stata una bella diretta, sono contenta. Adesso devo mangiare i tagliatelli al ragù di Anna. Perché sono in dieta. Perché sono in dieta. E, niente, no, volevo ringraziare. Devo parlare piano perché mi hanno detto che sto urlando, che tutto il ristorante sta sentendo la nostra diretta. Vabbè, dai, così almeno siete famosi anche voi in Romagna per il mio intervento. Arrivo, un attimo solo, devo ancora ordinare. Allora, intanto grazie Luca, grazie Lisa, grazie Tommaso, grazie Sabina. Davvero è stata una bella... è stata diversa perché è stata la prima diretta, o forse la seconda che abbiamo fatto sul territorio, quindi è stata una cosa particolare. Però Luca sei stato esauriente, non so se si dice così in italiano, perché sei stato, hai toccato un po' tutti quelli che sono i vini principali, ma hai chiarito anche alcuni punti importanti, principalmente il fatto che la Romagna non è Lambrusco. Credo che questo sia il messaggio più importante di questa diretta. Poi per condicio dovremmo fare poi una puntata sull'Emilia, perché sennò l'Emilia poi ci caccia. Noi non abbiamo partiti politici, quindi si organizzeremo naturalmente una... Non è per sminuire l'Emilia, che ha un suo filone, ha tanti seguaci. Per chiarire, perché naturalmente esatto. Chi non conosce confonde, perché come avete visto esatto. Non solo all'estero ma anche in Italia c'è un po' di confusione, quindi è giusto chiarire, perché anch'io quando dico che abito in Romagna tutti mi dicono Bologna, dico no, guarda, Bologna è Emilia, quindi devo spiegare anch'io la differenza. È difficile da spiegare, difficile. Sì, e perciò sono contenta che avete dato intanto questo, insomma, queste pennellate di lascio l'invito a Sabina e Tommaso di venire a conoscere ufficialmente la Cadevè e casa nostra, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano di venire a conoscere appunto la Romagna con i suoi vini, ma anche con le sue belle città, i suoi bei posti per l'enoturismo. Detto ciò, Tommaso, c'è qualcosa da aggiungere? Sono soddisfatto così. Ti lascio la tua piadina all'ordine della tagliatella, quindi non ti preoccupare. E noi ci organizziamo a breve, dai. Ottimo. Allora, intanto ci vediamo sabato prossimo, che torniamo in Toscana sabato prossimo, non vi dico altro. E Luca, grazie ancora, grazie Lisa. Sabina, so che a te fa la chiusura, perché sei tu io ringrazio tutti oggi. Grazie. Perché c'è il pulsante dello switch off. Io vi ringrazio tutti quanti. È stata una live veramente molto molto interessante. Direi che questa vena così di territorialità poi combinata con i vini è veramente uno schema vincente, anche proprio per portare tutti quanti i vari prodotti all'estero. Per cui vi ringrazio, auguro a tutti un buon weekend, tanto un buon sabato sera. Buona serata, carine, divertiti. Grazie, vi saluto anche il mio fratellino. Ciao Gustavo! E mio figlio. Ecco, per cui buona serata in famiglia. E grazie a tutti quanti per essere stati con noi. Ci rivediamo sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.